Entriamo nei due argomenti che tratteremo nel corso di questa puntata di Pronto Medicina Facile. Parleremo di cefalee, linfociti, CAR-T. In studio per voi ci saranno il dottor Andrea De Carlo e il professor Mauro Di Ianni, disponibili a rispondere anche alle vostre eventuali domande. E per le modalità di interazione con i nostri ospiti, come sempre, mi affido alla collega Edmondo. Ciao Giuliola. Ciao Paolo, buonasera a tutti. Questa sera la supervisione tecnica è curata da Danilo Cinquino, che saluto e che ringrazio. I numeri a disposizione dei nostri telespettatori sono come sempre due, con prefisso 0871 5873 232 5873 233. L'indirizzo email è sempre lo stesso, salute@rete8.it. Grazie Giuliola, buon lavoro a te, buon lavoro a Danilo. Parliamo di cefalee, grazie alla competenza del nostro graditissimo ospite. Buonasera e benvenuto nei nostri studi, visto che per lui si tratta di una new entry. Buonasera al dottor Andrea De Carlo. Buonasera, Buonasera a dottore. tutti. Specialista in otorinolaringoiatria, case di cura, Spatocco di Chieti Sì, e Pierangeli di assolutamente sì. Pescara, cioè due ambulatori Sì, praticamente lei. praticamente mi divido, Si divide un po', pendolare tutti i però giorni. lo fa bene. Spero di sì. Senta, partiamo subito anche perché dobbiamo recuperare un po' di tempo. Certo. Che cosa si intende per cefalea, dottor Allora, come ha De Carlo? detto lei, la cefalea è il mal di testa, un sintomo molto diffuso che è legato al, diciamo, sviluppo di un dolore all'interno di una scatola cranica che è dovuto alla stimolazione delle strutture endocraniche sensibili al dolore. Per capire che tipo di cefalea soffre la persona che viene da lei dallo specialista, cosa fate? Visita di controllo, anamnesi accurata? Prima di tutto partiamo dall'anamnesi, perché Dall'anamnesi. dall'anamnesi noi raccogliamo una serie di informazioni che ci permettono di eseguire delle ipotesi. Le ipotesi poi permettono di fare delle indagini diagnostiche, queste ipotesi poi progressivamente vengono escluse fino ad arrivare a una diagnosi più definitiva e in questo senso cercare la terapia. Certo. Ovviamente in tutto questo la collaborazione con altri specialisti diventa fondamentale. Praticamente la diagnosi per esclusione la fate su questi passaggi, tipologia, Assolutamente sì, per localizzazione. esempio, certo, quindi la tipologia del dolore, se è un dolore pulsante, un dolore fisso, la localizzazione, valutiamo anche la presenza o meno di quelli che possono essere altri sintomi, anche l'età del paziente ci può Sì. far porre dei sospetti, anche le comorbidità, quindi magari su un paziente anziano che ha malattie cardiovascolari posso pensare a un tipo di cefalea, su un soggetto giovane sano posso pensare a un altro tipo di cefalea. È un bel lavoro quello di capire che tipo di mal di Diciamo testa. di sì. Senta, vogliamo parlare dai tipi di. Partiamo dai tipi di cefalea più diffusi. Quali sono le forme primarie più importanti, Allora, qui dottor la fanno De André? da padrona l'emicrania e la cefalea muscolotensiva. L'emicrania è un dolore pulsante che prende una metà della testa. Il dolore è abbastanza forte, dura anche diverse ore, c'è nausea e vomito, e spesso i pazienti per questo tipo di dolore devono stare al buio, perché la luce e i suoni danno fastidio, e spesso questo tipo di cefalea può essere anticipato da aure, in Sì. particolar modo l'aura visiva è quella più frequente. Parte della testa può essere qualsiasi. O Sì, o destro o sinistro, però è destra. sempre monolaterale, assolutamente sì. Senta, questi tipi di cefalee primarie, più diffuse, quelle che ci ha Sì. appena detto lei, si associano ad altri sintomi? Per Anche questo è vero rendere perché più complicato il vostro lavoro. in un certo senso sì, però in realtà è proprio per questi sintomi che vediamo spesso i pazienti nel nostro ambulatorio, perché i pazienti spesso riferiscono disturbi uditivi o disturbi vertiginosi. Quindi sull'emicrania abbiamo la classica vertigine emicranica e qui spenderei due parole perché la vertigine emicranica è piuttosto complessa nella diagnosi, in quanto la vertigine è sfumata. Un paziente giovane, sono soprattutto ragazze e giovani, hanno una vertigine che può essere posizionale, che dura qualche secondo, fino a una dyskinesia o una vertigine che dura pochissimi giorni e non lascia sequele, che quindi mima diciamo un pseudo deficit vestibolare acuto, oppure hanno una dyskinesia invece che dura per molto tempo. E l'attacco emicranico può essere contemporaneo diciamo, alla vertigine, oppure può anticipare o seguire lo stesso attacco vertiginoso.
In questa diapositiva, se Danilo la può rimettere, sì, vediamo anche le due teste, nella diciamo quella parte più di sinistra, più centrale colpisce, sì, metà testa. E quella è l'emicrania. Quella è l'emicrania. Assolutamente. Invece sì. Quella che prende tipo Santa a barra, invece la cefalea muscolotensiva. Perché nella cefalea muscolotensiva il dolore è diverso. E non è monolaterale ma è bilaterale e a fascia, il paziente ha un senso di pressione alla testa e di radiazione verso il collo o dal collo anteriormente. Non, di solito non c'è nausea, non c'è vomito, non ci sono auree, non c'è fotofonosensibilità. Forse abbiamo un'altra diapositiva sempre sulla cefalea muscolotensiva. Eccola qua. Questi sono i sintomi otologici. Perché sono importanti, dottore? Perché sia l'emicrania che la cefalea muscolotensiva si possono associare anche a disturbi uditivi. Io posso avere un paziente emicranico che riferisce ovattamento e acufene e un paziente con cefalea muscolotensiva che ha ovattamento e acufene, però con una fisiopatologia completamente diversa, perché i sintomi otologici sull'emicrania seguono la cosiddetta innervazione trigeminale dell'orecchio interno e l'emicrania si basa su una stimolazione trigeminovascolare. Invece al contrario, nella cefalea muscolotensiva, come posso dire, l'origine va cercato nel disordine temporomandibolare o disordine cranio-cervico-mandibolare. In parole povere, noi abbiamo la colonna cervicale che si adatta a quello che è un disturbo o ascendente posturale o discendente di malocclusione, per cui il compenso genera gli spasmi muscolari, le tensioni muscolari e questo comporta, coinvolgendo i muscoli tubarici, peritubarici e attraverso un arco riflesso il muscolo tensore del timpano, i sintomi otologici di cui abbiamo parlato prima. Quanto è complessa una visita per risalire alla diagnosi? Molto complesso. Molto complesso. Infatti, quello che dicevo, la diagnosi si fa raccogliendo informazioni, certo, facendo delle indagini, facendo un'indagine per esclusione, cercando di arrivare a una possibile, certo, diagnosi e una possibile terapia. Passiamo alla cefalea a grappolo. Che, sì, caratteristiche ha? Come si riconosce e come viene trattata? Meno frequente dell'emicrania e la muscolotensiva, il dolore è abbastanza intenso, dura un paio d'ore, sia soprattutto di notte. La localizzazione è orbitaria o perorbitaria con estensione a livello frontotemporale e i pazienti possono avere anche chemosi congiuntivale, lacrimazione e rinorrea monolaterale. Come vediamo bene in questa assolutamente foto. Assolutamente sì, è una diapositiva molto esemplificativa in questo senso. E da una e tre volte al giorno, spesso sì, di notte assolutamente sì. Solitamente alla stessa ora del giorno addirittura. Assolutamente sì, soprattutto di notte, però direi che il dolore è talmente forte e viene definita la cefalea da suicidio. Perché poi me lo spiega. 21:17, do spazio volentieri alla prima telefonata della, okay, serata. Pronto, Rete 8? Pronto? Sì, buonasera, da dove chiama? Da Roseto. Sì, buonasera, prego. Allora, volevo chiedere due cose. Se uno stesso paziente può soffrire di tre tipi di emicrania, la muscolotensiva con aura e vertigine emicranica, tutte e tre contemporaneamente. Allora facciamo così, il nostro amico di Roseto, una domanda, una risposta, dottor De Capo. Questo è vero perché il paziente può avere più forme di cefalee, non è detto che abbia un solo tipo di cefalea, il paziente può essere emicranico e contestualmente avere anche una cefalea muscolotensiva, così come avere un'emicrania con aura e avere degli attacchi vertiginosi da vertigine emicranica. Quindi ci, sì, può stare. Assolutamente può stare. Sì. Il nostro amico di Roseto, l'altra domanda? Sì, volevo sapere. Sì, prego. Nell'emicrania, nella vertigine emicranica, dopo quanto tempo avviene l'emicrania o in contemporanea? Allora, questo... Allora, resti quando in linea. Dura la vertigine? Allora, resti in linea così se il dottore, sì, deve fare qualche domanda. Non è facile stabilirlo. Non è facile stabilirlo. Assolutamente no, non è un tipo di vertigine che ha la cefalea e la vertigine che avvengono allo stesso tempo, perché come ho detto prima la vertigine può essere completamente separata dalla cefalea, avere in tempi diversi l'emicrania e la vertigine, oppure possono avvenire contemporaneamente, oppure la vertigine può anticipare l'emicrania o il contrario, non si può stabilire. Il nostro amico di Roseto ha altre domande per il dottor De Carlo? Una sola, sì, ultima domanda. Prego. La cefalea ipnica, no? Cefalea ibrida. Ah, ok. Ipnica, che insorge la notte, sembra le 2 o le 3. Intende la cefalea a grappolo. E cefalea a grappolo?
Ci... Qual è ipnica? Io la conosco come nome. È una cefalea che si manifesta. Come dice? Prego. Pronto? Pronto. Sì, stava dicendo, non riusciamo a capire che tipo di cefalea. No, quello che il paziente si alza la notte, sembra le 2, le 3, con il mal di testa. Ok, allora, non basta solamente questo, bisognerebbe raccogliere altre informazioni. Di solito la notte comunque è la cefalea a grappolo, questo è proprio un sintomo caratteristico. Ripeto, bisognerebbe avere qualche informazione in più per poter arrivare a una possibile sospetto di diagnosi. Noi telefonicamente possiamo solo dare dei consigli ai nostri telespettatori. Il consiglio è una visita in modo tale che uno possa stabilire meglio una possibile diagnosi. Può essere anche un attacco ipertensivo? In questo senso sì, assolutamente sì, soprattutto se magari ha una cefalea pulsante, allora sì, a una certa età ha dei fattori di rischio cardiovascolari, allora sì, consiglio assolutamente di consultare il suo cardiologo. Il nostro amico di Roseto, altre domande, va bene così? È preparatissimo, no, grazie, è preparatissimo. Prego. Lei. Grazie, in bocca al lupo. Arrivederci. Altro tipo di cefalea, quella da ipotensione endocranica, ho pronunciato bene? Sì, sì, assolutamente. Come si manifesta e come si riconosce? Allora, qui entriamo nel capitolo di cefalee secondarie. E la cefalea sono già un po' meno diffuse rispetto a... Sì, in un certo senso sì, e sono tante. La cefalea da ipotensione endocranica, parto da questa considerando che non è molto frequente, però è caratterizzata da una riduzione della pressione del liquor e c'è un sintomo caratteristico che è quasi sempre presente, che è la cefalea gravativa, che significa che il paziente ha un forte mal di testa, quasi a scoppiare la testa stessa, soprattutto quando passa da sdraiato in piedi. E può avvenire subito dopo qualche minuto e al contrario trova sollievo rimettendosi sdraiato. Certo. E poi ci possono essere anche altri sintomi associati, dico solamente dal punto di vista otorino la rinoliquorrea, che è espressione di una fistola rinoliquorale, cioè una comunicazione tra la fossa cranica anteriore e il naso, nel quale questo liquido fuoriesce dal naso, soprattutto quando il paziente flette la testa in avanti o con le manovre di Valsalva, per esempio il tossire, il soffiare, lo sforzarsi, e viene definito come acqua di rubinetto o acqua di roccia, perché è molto trasparente. E penso che sia anche fastidioso. Ho visto una diapositiva, l'aveva segnato in rosso, cefalea gravativa. Proprio sì, perché il sintomo proprio caratteristico, il 97% dei casi è presente. Certo. Restiamo su questa diapositiva, quanto è diffusa e come si cura? Come dicevo, non è molto frequente come cefalea secondaria, l'incidenza è 5 abitanti più o meno ogni 100.000 e si cura in base alla causa. Di solito prevale la terapia medica, quindi lo sdraiarsi, maggiore idratazione, l'utilizzo della teofillina o la caffeina endovena sono piuttosto sufficienti. Nel caso di una fistola rinoliquorale ovviamente devo ricorrere a un trattamento chirurgico perché la breccia di comunicazione tra la fossa cranica anteriore e il naso è chiusa. Sono trattamenti ambulatoriali? Assolutamente No. Beh, parlando in sala operatoria. Assolutamente sì, non si può fare altrimenti, certo. Invece la cefalea da ipertensione endocranica, allora, che caratteristiche ha, come viene trattata? Ok, anche in questo caso, al contrario, è una cefalea dove la pressione del liquore aumenta, se prima diminuiva, qui aumenta. Anche qui abbiamo una riga in rosso, quindi... Sì, perché fondamentalmente il sospetto mi deve venire in particolar modo su donne relativamente giovani e obese, perché l'obesità pare incidere sullo sviluppo di questa cefalea, dove la cefalea è una cefalea fluttuante giornaliera associata a disturbi del visus. I disturbi del visus perché? Perché l'ipertensione endocranica induce una forma di edema sul nervo ottico, cosiddetto papilledema che si vede sul fondo oculare, che può portare a una perdita progressiva della vista stessa. Quindi in un certo senso è una cefalea abbastanza pericolosa sotto questo punto di vista. Mi solleva leggere all'ultimo rigo terapia medica, qui sì, non si va in sala operatoria. No, in questo caso no, anche se esistono delle strategie terapeutiche chirurgiche, prevalentemente si usano diuretici. Diuretici e se la paziente è obesa ovviamente il calo ponderale. Sicuramente sì. Altra cefalea, quella rinogena, intanto perché si chiama così e che caratteristiche ha, dottore? Ok, qui entriamo nella cefalea proprio da otorino classico. È il suo campo questo. Questo diciamo di sì, fondamentalmente. È il suo campo stretto. Diciamo che sarebbe il mio campo, sì. Allora, il dolore fondamentalmente segue l'irradiazione dei seni paranasali.
quindi non parlo ad esempio dei segni mascellari che ci possono dare un dolore sulle guance, l'etmoide sulla radice del naso, il seno frontale a livello frontotemporale e così via, per non dilungarmi. E possono diciamo queste algie combinarsi tra loro e possono essere monolaterali o bilaterali. Ovviamente le cause sono diverse, il paziente può nascere con delle condizioni predisponenti, tipo faccio un esempio, il setto nasale deviato, una conca bullosa, oppure può avere patologie infiammatorie acute, come una rinosinusite acuta, una rinosinusite cronica con o senza poliposi, in questo caso però più che una cefalea acuta mi dà un senso di pesantezza cronico associato a ostruzione, rinorrea e sulle poliposi direi anche le variazioni del fatto sono importanti fino a quelle che sono le patologie tumorali. Infatti leggiamo tumori sì. Benigni o maligni, ad esempio, sì, ad esempio uno osteoma del frontale mi può dare una cefalea, un tumore squamocellulare, un adenocarcinoma del naso può esordire con mal di testa, ostruzione, epistassi ad esempio. L'ultimo rigo, sindrome algiche, eccolo qua, facciali atipiche, sì. Sindrome del nervo naso ciliare o del ganglio stenopalatino. Sì, perché in questo caso i dolori facciali non sono tipici, cioè che seguono l'innervazione dei segni paranasali, ma sono dei dolori facciali atipici. In questo caso il quadro sintomatologico è molto simile alla cefalea a grappolo, solo che il dolore è nevralgico, e ne parleremo successivamente, considerando che il nervo nasociliare e ganglio sfenopalatino fanno parte del trigemino ovviamente. Cefalea rinogena, come viene diagnosticata e come viene curata? Allora, è una diagnosi integrativa, si parte dall'esame obiettivo di base, si fanno degli accertamenti che può essere l'endoscopia o gli esami radiologici come la DAC e la risonanza, se individuo una lesione sospetta integro con una eventuale biopsia e poi la terapia può essere chirurgica o strettamente chirurgica nel caso di tumori benigni o maligni, al contrario nelle patologie infiammatorie acute o croniche la terapia sarà prima di tutto medica, nel caso in cui fallisse la terapia medica o di supporto alla terapia medica stessa, la terapia chirurgica. Come viene fatta la terapia chirurgica? Anche questo in sala operatoria? Ovviamente in sala operatoria, non ovviamente in ambulatorio, prevede un allestimento diciamo con una colonna degli endoscopi, dello strumentario specifico perché è una chirurgia endoscopica dentro il naso, cioè noi questi segni paranasali, io parlo delle patologie infiammatorie per fare un esempio, andiamo a riventilare questi segni paranasali e prepariamo il naso alle cure mediche. Altro tipo di cefalea, quella trigeminale, poi vado a Giuliola per vedere sì. Se sono arrivate delle mail in redazione, delle mail ovviamente per lei. Intanto da che cosa è causata? Allora, la nevralgia trigeminale è legato a quella che è una stimolazione del nervo trigemino, che è uno dei più grandi nervi cranici che noi abbiamo, è un nervo misto, prevalentemente sensitivo, con alcune fibre motorie, la quale controlla fondamentalmente tutta la sensibilità cranio-cervicale, con tre branche principali. E il dolore è un dolore puntorio, lancinante, definito scossa elettrica, che dura qualche secondo, continuo intermittente con periodi di remissione più o meno variabili come durata. L'insorgenza di questo dolore può essere idiopatico, questo soprattutto nelle donne sopra i 50 anni con una media intorno ai 70, o comunque l'idiopatico va considerato escludendo le forme secondarie, quindi un conflitto neurovascolare, una malattia demenizzante. Attenzione magari in soggetti giovani che hanno queste nevralgie, un'insensibilità sulla faccia, che può essere per esempio un segno di sclerosi multipla, ad esempio. Oppure in un soggetto anziano, ripeto, con fattori di rischio cardiovascolari, può essere anche l'esito di un ictus, oppure si può avere come esito di un'infezione certo. Virale, quindi una nevrite posterpetica. L'ultimo rigo, la terapia anche in questo caso ci dà la doppia opzione, medica e chirurgica. Assolutamente sì. Medica con gli anticonvulsivi, mi sembra sì, di aver letto. Che sono antiepilettici, fondamentalmente la terapia chirurgica sempre in base alla causa. Ovviamente se c'è un conflitto neurovascolare dove c'è diciamo una compressione dell'arteria cerebellare superiore sul trigemino, nel momento in cui la terapia medica fallisse si può ricorrere a un intervento neurochirurgico di decompressione. E penso ecco, che sia già un intervento, alziamo sì, il livello di sicuramente complessità. Sicuramente sì, non è di mia competenza, ecco la collaborazione però, con altri specialisti serve anche dice, a questo, assolutamente sì. Vado in redazione da Giuliola, ci sono delle mail per il dottore?
Sì, ci scrive Francesca, ho 24 anni, mal di testa quasi tutti i giorni, a volte si fa più intenso, altre volte è sopportabile, prendo tachipirina 1000 che non fa sempre effetto. A volte il dolore è come un cerchio alla testa, altre volte si localizza nella tempia sinistra e sul lato sinistro. E ho davvero paura che possa essere qualcosa di grave. Cosa potrei fare? Cosa mi consiglia? Allora, mi sembra di capire che è spaventata da questi sintomi, da questo mal di testa. Che certo. Può lasciare intravedere qualcosa di molto serio. Ovviamente, dottore, essendo giovane, avremmo bisogno comunque di qualche altra informazione per capire meglio, però è un soggetto giovane, magari se non ha malattie di base, 24 anni mi sembra che... sicuramente, da come lo descrive, una cefalea muscolotensiva sembrerebbe, da come riporta, quella più plausibile. Valutare qualcosa in più per escludere un'emicrania, se ha paura che possa essere qualcosa di più grave, allora ripeto, un esame dettagliato può essere utile, esami strumentali di approfondimento, un esame radiologico altrettanto. Comunque la collaborazione di specialisti serve certo. Proprio per questo, a tranquillizzare i pazienti. Andiamo avanti con le nostre, abbiamo preparato un ventaglio di tipi di cefalee, sì, in maniera tale che cerchiamo di approfondirle bene tutte. Cefalea da vasculite, quanto è diffusa? E poi passiamo anche alla diagnosi e al trattamento. Allora, la diffusione anche qui è bassa, siamo circa 200 casi ogni 100.000 abitanti. È una cefalea da vasculite che colpisce soprattutto come arterite di Horton, che è quella fondamentalmente più conosciuta, colpisce i grandi e medi vasi della faccia, soprattutto l'arteria temporale, e si caratterizza per una cefalea pulsante retronucale che si associa a dolore nella regione temporale, spontaneo o evocato, con disturbi anche qui del visus e claudicazio mandibolare. Che significa claudicazio mandibolare? Cattivo, dolore dei chiedendo. Muscoli masticatori, cioè il paziente ha dolore quando apre la bocca, quando mangia e così via. Quindi l'insieme di questi sintomi possono porre un sospetto che poi viene sostenuto da dei primi esami di approfondimento, tipo esami ematochimici, quali VES e PCR che dimostrano un aumento degli indici infiammatori, l'esame del fondo oculare. PCR che? PCR è un marker di infiammazione, quindi un aumento degli indici infiammatori in questo contesto di sintomatologia mi potrebbe far pensare a questo tipo di cefalea. Anche l'esame del fondo oculare, se l'oculista ci dice attenzione, la paziente ha dei segni di neurite ottica ischemica, potremmo cominciare a pensare anche a questo. La stessa ispezione, nel quale rileviamo un ispessimento dell'arteria temporale contribuisce certo. Al tutto. Poi per la diagnosi definitiva serve la biopsia sull'arteria temporale. Ovviamente. E comincia a essere già anche abbastanza invasiva, insomma. Sì, diciamo di sì. Senta, mi incuriosisce il fatto, se Danilo ci rimette la diapositiva in onda, prevalenza, se non ricordo male, eccola qua, sì. Donne sopra over 55, perché? Sì. Perché? Diciamo, se c'è un perché. Ma perché, penso non c'è un perché, non purtroppo c'è, un perché. C'è una prevalenza soprattutto maggiore sopra quest'età fondamentalmente. Nelle donne, sesso femminile. Sì, diciamo che purtroppo le cefalee colpiscono prevalentemente il sesso femminile. Assolutamente sì, poi ovviamente ci sono anche gli uomini che possono essere colpiti, però le donne sono prevalenti. Lasciamo la cefalea da vasculite con la terapia, era l'ultimo rigo in fondo, sì, che non ne abbiamo ancora parlato. Eccolo qua, sì. Corticosteroidea ad alto dosaggio e anticorpi monoclonali. Sì, ovviamente come tutti i vasculiti vanno trattati con cortisonici ad alto dosaggio. Per oggigiorno, soprattutto quando la terapia corticosteroidea magari fallisce o in base ai casi si possono utilizzare queste terapie biologiche che sono gli anticorpi monoclonali che oramai hanno preso il sopravvento su tante malattie con degli ottimi risultati. Invece quando siamo in presenza di una cefalea post-traumatica, dottor De Carlo? Allora, in questo caso, un po' come l'emicrania cefalea muscolotensiva associata a sintomi cocleo-vestibolari, la stessa cosa, il paziente viene perché oltre alla cefalea ha anche sintomi, sia come disturbi visivi. Post-traumatica nel senso che ha battuto la testa, ha preso una martellata, ha avuto un incidente. Sì, assolutamente sì, e magari riferisce che col mal di testa ha anche vertigini. Io direi che, si hanno soprattutto forme legate a concussione labirintica, ossia
un trauma diretto o indiretto sul labirinto membranoso, cioè dell'orecchio interno, senza evidenti segni di frattura. E qui in realtà le vertigini sono piuttosto variegate, perché il paziente può avere una vertigine posizionale, che è la classica vertigine Sassolini e dura qualche secondo, post-traumatica, che può essere multicanalare o bilaterale, oppure può avere lo stesso attacco di vertigine emicranica, ovviamente è un soggetto emicranico di base, oppure può avere un deficit vestibolare acuto, quindi uno squilibrio, una dysness monolaterale o bilaterale come possibile causa, oppure è un paziente magari emicranico che dopo il trauma sviluppa un'idropendo linfatica, quindi ha una sintomatologia di tipo menierico, oppure per il trauma quindi si sviluppa... Quindi anche lì siamo vertigini? Sì, diciamo, ci vorrebbe una trasmissione solo per parlare della Meniere. L'ho fatta, diciamo, rimasi spaventato da come trattate le persone che soffrono la sindrome di Meniere, che le sbattete da tutte le parti. No, diciamo di sì. Diciamo di sì. No, torniamo un attimo sulla diapositiva, perché c'era una cosa che le volevo chiedere. Quegli episodi sincopali di origine cardiogena, Eh sì, esattamente quello è il concetto. Non tutto è concussione labirintica, cioè il paziente può avere una cefalea e dopo il trauma riferisce che ha degli episodi pseudovertiginosi, in realtà di caduta a terra, magari con perdita di coscienza, quindi sono episodi sincopali. In questo senso il cardiologo sarebbe opportuno sentirlo. Mi sembra di capire. Poi sindrome midollare laterale per dissecazione dell'arteria cervicale. Sì, ho fatto un esempio di quella che può essere una cefalea post-traumatica di ordine neurologico, nel quale questa dissecazione dell'arteria vertebrale, per conseguenza di un'ischemia su parte del tronco e del cervelletto, può dare una serie di sintomi che vanno dalle vertigini, alla tassia, disturbi di voce, disturbi di deglutizione, insensibilità a un emivolto e così via. Ovviamente qui serve anche il neurologo con cui collaborare per arrivare a fare una diagnosi. Con la diapositiva numero 13, che poi è anche l'ultima che abbiamo preparato, il dottor De Carlo ci dice come viene diagnosticata e come viene trattata. Mi sembra che sia intanto un tipo di cefalea molto complesso, perché ce l'ha spiegata in multivarietà, diciamo così. In un certo senso sì, nelle forme di cefalea post-traumatica legate soprattutto a disturbi vertiginosi, anche qui diagnosi progressiva e diagnosi per esclusione, quindi si parte dall'esame obiettivo di base, l'esame vestibolare di base, gli esami strumentali di approfondimento, fino agli esami radiologici, che può essere una TAC o una risonanza, la collaborazione con ulteriori specialisti, nel caso ce ne fosse bisogno, e da lì quindi si capisce che tipo di terapia può essere, se è una terapia medica e o chirurgica in questo senso. E anche senso. In questo caso c'è l'accompagnamento in sala operatoria, se serve. Non in ambulatorio. Non in ambulatorio. Come la chiudiamo questa puntata sulle cefalee, dottor De Carlo? Intanto mi sembra di capire che arrivare a una diagnosi precisa è un lavoro molto complesso. Assolutamente. Cioè è una patologia diffusissima. Sì. Chi alzi la mano, chi non ha mai sofferto di mal di testa nella propria vita, una volta. Ma io penso tutti abbiano sofferto almeno una volta. Mi sembra che l'aspetto diagnostico per esclusione, come aveva detto lei all'inizio, sia un bel lavoro, molto complesso, molto certosino. Sì, perché alla fine si basa su quello, nel senso l'anamnesi ci permette di fare delle ipotesi, le ipotesi poi vengono supportate dagli esami strumentali fino agli esami radiologici, le ipotesi poi verranno nel tempo scartate per poi arrivare alla diagnosi più plausibile per il paziente, onde instaurare una possibile terapia sperando insomma che possa funzionare. Abbiamo visto che ventaglio di tipi di cefalee abbiamo vivisezionati quasi tutti, immagino, o perlomeno i più diffusi. Da lei nei suoi ambulatori vengono soprattutto persone che soffrono di quale tipo di mal di testa? Diciamo che soprattutto di quelle più frequenti, sia primarie che secondarie, quindi in particolar modo soggetti emicranici, anche soggetti a encefalia muscotensiva. Mi permetto di dire che anche se in letteratura sembra che l'emicrania superi la cefalea muscolotensiva, ma secondo me se la battono quasi sullo stesso livello. E queste sono le sue indagini statistiche. Sì, 21:39, diciamo 21:39 c'è una telefonata per lei. Pronto Rete 8? Pronto? Buonasera. Sì, buonasera a lei. Da dove chiama? Da provincia di Chieti. Sì, prego. Ecco. Io volevo fare una domanda al professore. Mia moglie, chiamo per mia moglie,
Lei sì. soffre di cefalea da 20 anni a questa parte e volevo chiedere se c'è una cura specifica al suo problema, cefalea cronica, diciamo così. Sì. Allora, resti in linea perché immagino che il dottor De Gallo debba fare qualche domanda. Come lo aiutiamo il nostro amico? Allora, prima di tutto dovremmo capire soprattutto le caratteristiche di questa cefalea, quindi valutare un attimo dove è localizzata, quando insorge, se c'è qualcosa che le insorge. Più o meno ce lo può dire, dov'è sì. localizzata? Solitamente alla proprio al piano della testa sopra. Sopra, non ho capito, al piano centro della testa, sì, al centro della testa? Ricorrente di frequente un dolore tremendo che gli dura un giorno, due giorni. Lei si prende, sta in cura alla neurologia di Chiesa, al centro sì, semeiotica, però non risolvono mai il problema. Non è una trasmissione a... diciamo così, in competizione tra specialisti e centri. Spieghi meglio al dottor De Carlo dove solitamente, più frequentemente, sua moglie soffre di mal di testa. Gli viene qui sopra la testa, proprio in fronte, gli prende tutta la testa. L'unica cosa, ecco, avrei bisogno di qualche informazione in più, nel senso... glielo domandi, in linea. Se ha qualche altro sintomo associato con il mal di testa, e se sua madre comunque ha una serie di comorbidità, ho capito che viene trattata in neurologia, ma non ho capito bene per quale motivo. Ha altri sintomi oltre al mal di testa? No, li hanno diagnosticato questa cefalea cronica, non gli hanno dato nessuna cura specifica, da 20 anni che si trascina questo fatto, non ne usciamo mai. Volevo sapere se c'era qualche cura particolare per Facciamo così. Intanto risponda pure dottor De Carlo, poi magari diamo indicazioni, trova sia alla casa di cura Spatocco che alla casa di cura Pierangeli, può andare e chiedere del... Io posso solo dire questo, se ce l'ha da 20 anni, comunque è in cura sotto, diciamo, i neurologi, sicuramente avranno escluso le cose più importanti. Sì, in questo senso in serata... Da questo professore a pagamento, chiaramente, c'è da pagare, va non bene. Problema. Nessun problema. L'unica cosa che direi, forse considerata un po' l'età e tutto, valuterei anche una forma muscolotensiva, ma in questo caso avremo bisogno di una collaborazione con sia un ortognatologo che un fisiatra, perché bisogna capire se il problema parte dalla bocca o parte da un problema posturale. Grazie, in bocca al lupo al nostro amico della provincia di Chieti, il dottor De Carlo lo trova alla casa di cura Spatocco a Chieti e alla Pierangeli di Pescara. Grazie. 21:42, devo dare spazio ancora una telefonata, chiedo una domanda brevissima perché sono già quasi fuori dal tempo a me concesso. Pronto Rete 8? Pronto? Sì, a me dice? A lei, sì. E chi mi fa? Sto sentendo tutti i discorsi. È lei che ci ha chiamato. Faccia la domanda al dottor De Carlo. Buonasera, da dove chiama? Da Pescara. Prego. Sto vedendo la televisione, vedo di qua, ok. Sì. Senta. Parli al telefono e faccio una domanda breve, per cortesia. Ok, niente, volevo sapere di questa cefalea, che io soffro di cefalea e molto spesso mi capita di avere mal di testa e come sentire delle forti pulsazioni in testa. Sì, questi lì. Dottore, come la aiutiamo la nostra amica di Pescara? Quanti anni ha? 50. 50. Allora, anche qui, diciamo, come informazioni è un po' limitato, però più o meno 50 anni, ha qualche malattia particolare? Altre malattie? No. Ok, no. Altri sintomi con il mal di testa? Solo cefalea, nessun altro sintomo? Allora, ovviamente... Ma forti mal di testa adesso si sono accentuati con l'età, ma penso che poi sia diventata una cosa ormonale. Ok, ovviamente parlando di uno squilibrio ormonale indizia sicuramente su una forma di tipo emicranico, però ovviamente essendo pulsante valuterei prima e escluderei cose più importanti in un certo senso. Quindi è meglio fare una bella visita con un'anamnesi accurata. Accurata, la collaborazione con altri specialisti è fondamentale.
Grazie dottor De Carlo, in bocca al lupo alla nostra amica di Pescara. 21:44, andiamo in pubblicità, tra poco parleremo di linfociti CAR T, come vengono utilizzati e soprattutto con quali risultati per alcuni tumori del sangue. Ci vediamo tra pochissimo.